Ciao a tutti, benvenuti in questo tutorial riguardante le colonne sonore, in particolare la chitarra elettrica. Ho registrato qualche tempo fa le chitarre per il film Il permesso di Claudio Amendola. Le musiche sono state scritte da Paolo Vivaldi. In questo caso ho replicato ciò che Paolo ha scritto con due tipi di Stratocaster, microfonate con un 414. Vicino alla cassa e una room mono con il Ribera R251 valvolare. Un microfono per voce molto professionale che utilizzo anche per registrare le chitarre elettriche e le chitarre acustiche. Nel caso specifico ho utilizzato due Stratocaster Fender, una Reissue 62 Custom Shop che vedete qui in azzurrino e una originale 1972 che vediamo qua in giallo. Anche il tema che ho disegnato in rosso è stato registrato con la 62. Il preamplificatore che ho usato per registrare è un Neve 1073. Il tutto è cablato con cavi Vovox per evitare qualunque tipo di interferenza, anche perché l'amplificatore genera già di suo un grosso noise tipico degli amplificatori valvolari. La catena di ripresa è stata indirizzata tutta quanta all'interno di un bus che ha poi ospitato un Eventide H3005 esterno hardware, per poi finire all'interno del compressore Maselec Prism Sound MLA2. Ma vediamo nel dettaglio come ho utilizzato queste chitarre e come ho utilizzato nel caso specifico Melodyne per correggere i difetti di queste chitarre. Non tutti forse lo sanno, ma le Stratocaster, come anche le Les Paul Vintage, hanno un difetto di intonazione dopo il quinto o sesto tasto, che nel caso in cui stessimo suonando rock o stiamo comunque all'interno di una band, il risultato ottenuto è trascurabile, mentre invece nel caso specifico delle colonne sonore dove le chitarre fanno parte insieme all'orchestra di un organico più particolare, è necessario intonarle perfettamente per evitare degli abbattimenti proprio con i suoni dell'orchestra. Ascoltiamolo così com'è, soltanto la traccia di strato 62 che fa l'accompagnamento e quella che fa il tema del personaggio principale interpretato nel film da Argentero. Già si sente qualche stonatura salendo con l'ottava del tema. In Studio One viene dato di serie una versione più leggera di Melodyne, che ci permette nella maggior parte dei casi di correggere voci o strumenti reali. La tecnologia che ha inaugurato Studio One viene chiamata ARA e consente di integrare all'interno, come se fosse un editor audio, alcune funzioni sia di Melodyne sia di Vocaline che vedremo in altre lezioni. In questo caso selezioniamo il tema della chitarra, andiamo su Audio e facciamo Edit with Melodyne. Automaticamente verrà aperta la schermata di Melodyne che ci mostra le note che noi abbiamo suonato. Possiamo già vedere che alcune note non sono perfettamente in pitch all'interno degli arpeggi del tema, ma comunque quello che ci interessa prendere proprio di mira sono anche le armoniche e le riflessioni del chorus dell'Eventide. Per fare questo utilizziamo l'algoritmo di Polyphonic Sustain, facciamo Redetect, che ci mostra non soltanto le note fondamentali, ma anche le sue riflessioni. Cerchiamo di correggere anche non soltanto la nota fondamentale, quindi selezioniamo tutto, andiamo su e vedremo come le note e le riflessioni della nota vengono avvicinate appunto al pitch corretto di intonazione. Questo è un processo appunto che va eseguito sulle chitarre che hanno una certa età, come dire, per cui hanno dei problemi di intonazione standard. Questo processo non accadrebbe su chitarre di nuova concezione, ad esempio come le Carvin, che vengono appunto intonate perfettamente. Ascoltiamo la correzione. Adesso
adesso che sale il tema sarà più evidente la correzione di Melodyne. Un certo tipo di phasing viene comunque aggiunto da questo tipo di correzione, ma nel caso in cui la chitarra già ospita un chorus all'interno è meno evidente. Ricordatevi di iscrivervi sul mio canale YouTube, seguiteci sulla nostra pagina Facebook Studio One Pro Italy, su Music Off, e grazie alla prossima da JGR Studio.